Ragazzi, ben trovati su sempre con Grande Mark e oggi siamo in nuovo una fantastica teoria di Mark. Beh ragazzi, intanto se vi siete persi il video di oggi, il primo video del giorno, perché questo qua è il secondo video del giorno, se vi siete persi il primo video di dove vi faccio vedere cosa ho comprato alla fiera del libro di Lingotto di Torino. Cioè, queste belle cose che vedete qua, andatevelo a vedere se non lo siete visti, ma tanto vi avvertirò su Instagram per chi magari arriva adesso da una festa o cosa. È un pomeriggio con gli amici, che non so anche se sono le 9, però dettagli. Oggi siamo in una teoria, appunto, di un manga e anime che piace molto ed è che, anche secondo me, bello, e poi è uno di quegli anime tra virgolette troll, cioè quelli che sono fighi, che ti fanno ridere. Sto parlando appunto di One Punch Man. Quante volte ho battuto le mani, che bella cosa, batti le mani, basta. Di One Punch Man ed è il protagonista Saitama, il pelatone tra virgolette, il pelatone super mega iper potente che spacca tutto col suo costumino arancione giallo senape, arancione senape e il mantello rosso. Sì. Oggi la teoria che possiamo considerarla anche divertente, appunto, per l'anime e manga. Cioè, perché Saitama è pelato? Punto di domanda. Sì, è una teoria molto stupida, uno dice: scusa, si è lì rasati. Cioè, non so ancora precisamente se veramente si sono rasati o chissà, perché non ho ancora letto né il numero 1 né il numero 2. Sto leggendo il 3. Quindi non lo so. Magari lo dice nell'1 o lo dice nel 2. O lo dice nel 3, ma devo andare ancora più avanti con la storia. Ma così io mi faccio questa teoria prima di leggerlo. Se li è rasati o magari è nato pelato ed è cresciuto pelato perché sarà nato, cioè, banana, sarà nato per forza, a meno che non è un alieno, però non credo. Non credo, anche se la teoria dell'alieno ci starebbe anche perché è super potente, quindi sì, tecnicamente ci potrebbe stare come teoria, ma non è questa. Perché pelato? Sì, se li potrebbe essersi rasa, se li potrebbe essere fatti a zero, cioè se li è fatti lui a zero, o se li è fatti fare a zero, o semplicemente per sbloccare. Scusatemi, molto che è anche tardi, quindi anche sonno, sì. Magari per sbloccare i suoi poteri ha dovuto tagliarsi i capelli o magari più avanti nei volumi, perché io sono ancora appunto arrivato al numero 3. Magari lo dice nel 6, magari lo dice nel 12 del fumetto, magari. Poi dell'anime magari lo diranno all'episodio. Sì, mi stavo grattando la gamba perché mi prude. Un botto mi prude la gamba. È un periodo un po' della gamba. Se vedete ogni volta la mano sotto, non è che faccio qualcosa di strano o cose che magari le persone potrebbero pensare, è che mi gratto dietro, davanti alla gamba, proprio alla coscia, così a caso, cioè proprio qua, faccio così, ah, mi prude perché sì, ho fatto una cosa stupida, non ho capito perché l'ho fatto, non ho capito il senso, però va bene. Ci stavo perché magari una persona può pensare che faccio cose strane, però no. Comunque, stavo dicendo, appunto, per l'appunto, potrebbe essere che per sbloccare il suo potere incredibile, sì, sto guardando la cartolina di Saitama, tanto magari per sbloccare il suo potere, così, over, it's over 9000, super, mega, iper, spacca tutto,
Si sia dovuti rasare a zero, totalmente a zero, liscio. Io non me li farò mai pelato, non mi farò mai pelato, non voglio essere come quando ero piccolo che mi facevo pelati per stare a caldo, per stare fresco. No, non voglio diventare mio padre che è pelato. No, quindi voglio tenermi i capelli anche da adulto, piuttosto me li faccio trapiantare se proprio sono disperato che non vivo senza. Se non vivo senza capelli me li faccio trapiantare piuttosto, ma di gran lunga, di gran lunga. E comunque, appunto, se li era stati apposta per sbloccare il potere o semplicemente così. E perché appunto nell'anime o nel manga non crescono mai a differenza di giorni, anni? Magari sì, gli cresce un bello z, per dire. O magari li tagliano le parti, tipo nel manga c'è, ma nell'anime la tagliano sta parte. O il contrario, magari nel manga non c'è e nell'anime la aggiungono. Per dire, cosa molto, ma molto improbabile. Però, magari, è una teoria apposta, ne parliamo apposta, perché magari potrebbe essere vero come non falso, perché le teorie sono queste, cose vere che potrebbero rivelarsi false. È scare, così a caso. Però va bene, devo dirlo. Dovevo dirlo perché è divertente. E quindi mi appoggio perché voglio fare tipo il figo con la maglietta di Lupin. Sì, che sì, bello. Guarda, ci voglio. Ah, quanto è impegnativo fare delle teorie. Perché io, ripeto, non mi preparo mai il testo. Perché solo a mettere il testo ci metterei tutta una giornata di scuola. Fate conto che io vado a scuola alle 8 fino alle 3. Bene, quell'ora, se non anche di più, fai anche fino alle 5. Sarei qua a fare un testo. Allora, diciamo così, devo dire questo per filo e per segno per memorizzarmelo. Capite che non ce la farei. Poi arrivo anche quest'ora a registrare, anche di sabato dovrei avere tutta la giornata libera, ma non ce l'ho. Sì. Sì. E quindi sono un idiota come al solito. E ragazzi, appunto, ditemi anche voi se sotto nei commenti è così. Perché magari può essere così, magari non può essere così. Secondo me, vi dico il mio parere, anche perché questa teoria è così. Io però vi dico la mia teoria. Secondo me, Saitama, appunto, per sbloccare il suo potere, o in generale, anzi, non proprio per sbloccare il suo potere, cioè, perché è pelato, non crescono mai i capelli, secondo me ha avuto una malattia. Che magari spiegheranno più avanti, magari in altri capitoli, perché ti ripeto, sono arrivato al numero 3, devo ancora arrivare magari al 12. Metti caso che non so se la prima serie di fumetti finisce al 12, però l'anime credo che siamo alla prima stagione, credo. Comunque nella seconda o terza stagione, magari dell'anime, o seconda o terza stagione del dei fumetti, ci spiegano che magari potrebbe essere che secondo me appunto ha avuto una malattia tipo il cancro che l'ha fatto radere a zero completamente. Tipo una malattia, non magari il cancro. Che grazie a tra virgolette, riti o una divinità che gli ha dato una sorta di energie, tra virgolette, poteri, appunto, l'ha salvato dandogli questi poteri di spaccatore di crani, ma con un cervello piccolo, sì, perché Saitama, per chi non lo sa, nei test ha preso, è di classe C, spoiler, questo sì, vabbè, è di classe C, ha superato gli esami fisici con grande, anzi, forse non ha preso 100, ma 20 milioni, esame scritto, no.
Ha fatto schifo. Infatti, classe C, il suo amico Sogen, se non vado errato, sì, è di classe S perché essendo anche per metà robot, quindi un cyborg, ha un cervello. Ha un cervello di intelligenza esponenziale. Lo aiuto. Scusatemi molto, ragazzi, se ho sbadigliato, forse sarà la terza volta, ma che per me. Oggi è stata per me una giornata stancante, infatti sono le 9 e 9, ho acceso l'iPad. Ok, sono le 9 e 9. E ragazzi, c'ho sonno. Quindi ragazzi, questa è stata la mia teoria. Per l'appunto, ditemi che se, anche secondo voi, così che una sorta di Dio ha dato a Saitama mentre aveva una sorta di malattia, qualche potere, appunto, questo potere di essere super forte, che fa male, cioè, fa male solo a guardarlo, cioè, tra un dito muori. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto. Noi ci vediamo per l'appunto domani con un nuovo video. Pica pica, capelli all'aria, pica pica a tutti, parapapapa, Saitama.